In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Quindicesima domenica dopo Pentecoste. Lectio Epistolae Beati Paoli Apostoli ad Galatas. Fratres, si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus, non efficiamur in anis glorie cupidi, in vicem provocantes, in vicem invidentes. Fratres, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, huius modi instruite in spiritu renitatis, considerante ipsum, ne et tu tenteris. Alter alterius onera portate, et sic ad imprevidis legem Christi. Nam si quis existi materiali quid esse, cum nihil sit, ipse se seducit. Opus autem suum probet unus quisque, et sic in semet ipso tantum gloriam habebit, et non in altero. Unus quisque enim onus suum portabit, communicet autem isse qui catechizatur verbo, ei, qui se catechizat in omnibus bonis. Non lite errare, Deus non irridetur. Quae enim seminaverit homo, hec et metet. Quoniam, qui seminat in carne sua, de carne metet corruptionem. Qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam eternam. Bonum autem facientes non deficiamus. Tempore enim suo metemus, non deficientes. Ergo, d'un tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore ibat Iesus in civitatem, quae vocatur Naim, et ibant cum eo discipuli eius et turba copiosa. Cum autem appropinquaret porte civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris sue, et hec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quamcum vidisset Dominus misericordia motus supream, dixit illi, noli flere, et accessit et tetigit loculum. Hi autem qui portabant steterunt et ait. Adolescens, tibi dico, surge, et resedit, qui erat mortus, et cepit loqui. Ed edit illum matri sue, accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum, dicentes, quia profeta magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitabit plebem suam. Laudentur Iesus et Maria. Siamo alla quindicesima domenica dopo Pentecoste, amici carissimi, l'epistola della Santa Messa prosegue la lettura della bellissima lettera del Beato San Paolo, Apostolo ai Galati, la parte conclusiva del capitolo 5, versetti 25 e 26, e la prima parte del capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 10. In questa parte dell'epistola viene ulteriormente sviluppato uno dei temi cari a San Paolo, ossia la dicotomia, o meglio l'alternativa, l'inconciliabilità, l'irriconducibilità reciproca della cosiddetta vita secondo lo spirito e della vita secondo la carne. Esordisce, ovviamente commentandolo la leggo in italiano, fratelli, se viviamo mediante lo spirito, si spiritu vivimus in latino, se viviamo di spirito, con la S maiuscola, se viviamo di Spirito Santo, spirito et ambulemus, quindi camminiamo anche nello spirito. Non efficiamur in anis glorie cupidi, quindi non facciamo in modo di essere desiderosi della gloria inutile. Aceta, tu se non cerchiamo la vanagloria, no? Provocandoci,
indicem, indice a vicenda, e invidiandoci gli uni gli altri, che sono evidentemente comportamenti che non hanno niente a che fare con lo spirito. La superbia, di cui la vanagloria è una delle manifestazioni, e l'invidia sono evidentemente vizi capitali. Lo Spirito Santo ha il suo numero 7, che sono i 7 doni, e i vizi ha il suo numero 7, che sono i 7 vizi. Noi dobbiamo camminare secondo i 7 doni dello Spirito Santo, che sono peraltro opposti a ciascuno dei vizi. Il dono dello Spirito Santo penso che tutti quanti, spero, li conosciamo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. E il primo frutto, il primo dono dello Spirito Santo, scusate, della sapienza, è proprio il contrario della superbia, perché il superbo fondamentalmente è un cretino, è uno stolto, è uno stupido. Più avanti San Paolo dice: se qualcuno stima di essere qualcosa, mentre non è niente, seduce se stesso, traduce, ma ipse se seducit, è la traduzione letterale. Cioè, si va a raccontare una gran frescaccia, potremmo tradurre, ovviamente San Paolo si esprime così, ma in termini molto, molto prosaici. Perché chi è superbo è stupido. Uno potrebbe dire, ma il grande vizio della superbia è il peccato di Lucifero. E infatti, dice, come? L'essere più intelligente che esiste dopo Dio? Vero? Lucifero, dopo Dio, evidentemente, lasciando da stare da parte la Madonna, perché è l'essere più intelligente dopo Dio. Eppure, che fine ha fatto? E ha fatto questo perché per un attimo, questo è il pericolo di quelli che sono troppo intelligenti. Perché il troppo stroppia sempre, capito? Perché troppo intelligente dopo va a rasentare la stoltezza, la follia. Perché non è che ci vuole la scienza infusa a capire che è impossibile mettersi a livello di Dio o capire quello che Dio o essere come Lui. Lo capisco io che sono un povero uomo, cioè capite che essere come Dio è un assurdo logico, semplicemente perché sono un ente creato. Dio è increato, quindi, cioè, capite? Cioè, se anche supponiamo proprio una follia assoluta, cioè Dio volesse dire, vabbè, ti faccio essere come me, non può farlo, capito? Soltanto le tre persone dell'Altissima Trinità possono essere Dio. Vabbè, non volevo parlare troppo di queste cose, ci siamo, chi lo sa, forse qualcuno fa. E attenzione, la superbia va a braccetto con l'invidia, perché l'invidia. Sapete, no? Che dietro la superbia di Lucifero c'è l'invidia di cosa? C'è l'invidia verso di noi, perché per il suo peccato originale, quindi il suo atto di ribellione è stato causato dal fatto che la prova degli angeli era la rivelazione del Verbo incarnato e di colei che ne sarebbe stato lo strumento. E lui rosica. Perché il Verbo deve diventare uomo e non è diventato angelo? Perché ha dato all'uomo la dignità e la capacità di dire, oh, Dio è diventato come me, perché noi possiamo dire questa cosa. E siamo proprio degli esseri completamente, assolutamente inqualificabili ed ingrati sotto questo punto di vista. Noi possiamo dire, Dio è diventato come me, non è diventato come un angelo. E su questo Lucifero, perdonatemi il termine, ha rosicato. Chi rosica è invidioso. Ecco. Una frase molto importante è che Dio non si lascia irridere più avanti. Molto importante, molto bella la rivista di oggi. Deus non irridetur. Quindi, chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Cioè, questa è una logica. Cosa significa Dio non si irride? Che noi davanti a Dio non possiamo fare le commedie, le pagliacciate. Non possiamo fingere. Ricordiamo che nei Vangeli, contro cosa Gesù si è scagliato in una maniera, insomma, forte, tale da usare in certi momenti sia dei gesti, le fruste e rovesciare, sia delle parole, serpenti, razza di vipere, molto forti, insomma, che diciamo non erano parte, come dire, ordinaria, consueta del suo linguaggio.
contro i farisei della peggiore lega. Perché San Paolo, che ha scritto queste cose, era un fariseo buono, eh? San Paolo era un fariseo buono. Cioè San Paolo, perché i farisei sono nati buoni, questo perché lo sappiamo. Fariseo viene da una radice ebraica che significa i puri, i fedeli, i fedelissimi. Cioè quelli che vogliono vivere la legge in tutta la sua integrità, interezza e in tutta la sua massima fedeltà, con zelo massimo per Dio e per la sua gloria. San Paolo questo era, e per questo ha perseguitato anche i cristiani prima della conversione, perché pensava fossero dei nemici della fede giudaica. Non è contro questi che si è scagliato Gesù. Anche Gamaliele era simile, tant'è vero che San Paolo sembra che abbia fatto parte della scuola di Gamaliele. Lui si scagliava contro i farisei ipocriti, contro quelli che pensano di poter irridere Dio. Capite che vanno in giro tutti travestiti da farisei ad ostentare le loro cariche religiose e poi hanno la doppia vita. Dio non si ride. Chi semina nella carne, dalla carne raccoglie corruzione. E chi semina nello spirito raccoglie vita eterna. L'albero si riconosce sempre dai frutti. E su questo, figlioli miei cari, tutti dobbiamo imparare ad avere discernimento. Il Vangelo di questa quindicesima domenica dopo Pentecoste. La risurrezione del figlio della vedova di Nain. Sappiamo che le risurrezioni operate da nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo sono tre. La risurrezione del figlio del sinagogo, della figlia del sinagogo Gairo, che aveva 12 anni. La risurrezione, questa che abbiamo ascoltato oggi, del figlio della vedova di Nain, Vangelo di Luca. E la risurrezione di Lazzaro. Sant'Agostino ha scritto una bellissima omelia, che si legge anche nel mattutino di questa domenica, dove spiega, dove fa un'analogia molto molto bella. Io sono proprio tentato di leggere alcuni passaggi, perché nel mattutino, tanto per che uno abbia, del Vetus Sordo, l'ultima lettura è sempre l'inizio della messa del giorno, della domenica, e poi un'omelia di un padre della Chiesa. Sant'Agostino dice delle cose molto belle, che volevo citare. Per la risurrezione di quel giovane gioì la vedova sua madre, Madre Nostra, la Chiesa. Madre Nostra gode anch'essa ogni giorno per gli uomini che risuscitano spiritualmente. Vedete, fa subito questo collegamento, no? Il figlio della vedova di Nain è simbolo di chi è un peccatore mortale, uno che giace nel peccato mortale. La vedova, sua madre, è la Chiesa. Quello sì era morto nel corpo, prosegue, ma questi sono morti nell'anima. Si piangeva la morte visibile di quello, ma nessuno si occupava, nessuno si accorgeva della morte invisibile di costoro. Ma ben se ne occupò colui che conosceva questi morti, quindi i morti del peccato mortale, che è Gesù. E quegli solo conosceva questi morti, il quale poteva rendere loro la vita. Difatti, se egli non fosse venuto per risuscitare i morti, l'Apostolo non direbbe: sorgi tu che dormi e risorgi da morte, Cristo ti illuminerà. Ora, vedete, noi troviamo nel Vangelo tre morti risuscitati visibilmente dal Signore, ma egli ha risuscitato migliaia di morti invisibili. E quanti morti abbia risuscitato, chi può saperlo? Perché non tutto ciò che fece è stato scritto, lo dice San Giovanni. Ci sono poi molte altre cose che ha fatto Gesù, le quali se si scrivessero, credo che il mondo non potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Molti altri, senza dubbio, sono stati dunque risuscitati, ma non senza ragione si fa menzione solo di tre. Tre è un numero significativo nella Sacra Scrittura, no? Peraltro, una bambina di 12 anni, un figlio unico di madre vedova e Lazzaro, quindi è chiaro che ci sono dei misteri ben voluti dall'Altissimo, no? Tre è anche il numero perfetto. Nostro Signore Gesù Cristo, riprendo la lettura dell'omelia, voleva che i miracoli che operavano i corpi si intendessero anche spiritualmente. Attenzione, questo è un passaggio fondamentale, eh? Tantissime volte io l'ho fatto presente. Perciò non faceva i miracoli per i miracoli soltanto, ma perché, eccitando l'ammirazione di quelli che li vedevano, essi fossero ancora pieni di verità per quello che comprendevano. Quindi il miracolo non è solo il fatto in sé. Questo miracolo chiaramente
è uno, come tutti i miracoli, che ha una funzione apologetica, nel senso che dimostra che Gesù è figlio di Dio, perché nessuno può risuscitare un morto comandando l'anima di rientrare in quel corpo, se non è Dio. Ma c'è un significato che va oltre, un significato intellettuale, spirituale. E Sant'Agostino prosegue e conclude, concludo anch'io con lui. Colui che vede in un libro delle lettere scritte ottimamente, ma non sa leggere, loda sì la mano dello scrittore ammirando la bellezza dei caratteri. Sapete che a quei tempi gli scritti erano fatti a mauti, belli arzigogolati, come erano gli amanuensi di un tempo, no? Dice che è belle sti caratteri. Ma che cosa vogliono dire queste lettere se uno non sa leggere? Quindi quale sia la loro destinazione, egli l'ignora. Loda ciò che vede con gli occhi, ma il suo spirito non ne comprende nulla. Un altro invece loda l'abilità dello scrittore, ma ne comprende anche lo scritto, quindi legge e sa, che capisce quello che legge. Quindi non solo gli vede ciò che tutti possono vedere, ma sa anche leggere quei caratteri. Guardate Sant'Agostino, un geniaccio, veramente. Così, coloro che hanno visto i miracoli di Cristo senza capirne il significato, senza comprendere ciò che si indicano, per così dire alle anime illuminate, costoro hanno ammirato solo i fatti materiali del miracolo, ma gli altri hanno insieme ammirato i fatti e li hanno compresi. Tali dobbiamo essere noi alla scuola di Cristo. E ogni volta che la liturgia della Chiesa ci mostra un miracolo, oggi vabbè, il morto è facile, no? Il morto è peccato mortale, però non lo dico adesso, ma poi lo commenteremo. E il sordo, e il sordomuto, e il cieco, e lo zoppo, e il paralitico. Che ci sta dietro questi miracoli? Comprendiamo? Ecco. Bene, amici, laudentur, Iesus et Maria.